Bene, buonasera amici, ben ritrovati. Scusate, questa sera non c'è la sigla, perciò mi sono dovuto arrangiare con le foto di questa trasmissione. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Bene, allora. Questa sera l'argomento è estremamente interessante. Come sapete, le scorse volte abbiamo trattato argomenti che ci hanno cominciato ad avvicinare appunto al percorso sciamanico. In questo caso noi parliamo dello sciamanesimo del continente europeo, non dimentichiamocelo. Perciò stiamo parlando di tutta quella che è la realtà sciamanica, che non è scomparsa nel nostro continente, ma è ancora fortemente presente e fortemente attiva. Bene, noi stasera parleremo degli animali totem. Gli animali totem, questo è un argomento veramente importante. Insomma, tra coloro che seguono una tradizione sciamanica, ne siamo più o meno ininterrotta, perché dobbiamo pensare a questo nostro continente, che sembra che l'abbia quasi dimenticata, però sopravvivono ancora delle credenze, secondo le quali, insomma, così, come tutti nascono, con certe doti particolari, abilità, sapete, il cantare, il talento, quello è anche un qualcosa che, arricchisce il percorso sciamanico. La pittura, la scultura, la musica, cioè ci sono tantissime abilità che una persona può mettere a disposizione nel suo percorso sciamanico. Ovviamente, queste abilità potremmo considerarle una sorta di dono, di accompagnamento da parte di uno spirito fin dalla nostra nascita. È quello che in qualche modo può determinare le nostre abilità. Beh, questo a volte viene definito in diverse culture sciamaniche, l'animale totemico. Ovviamente lui riveste un ruolo di custode, di guida, sia nella sfera interiore, nel mondo fisico, insomma, può prendere la forma di un compagno invisibile, oppure di un animale, un uccello, un pesce. Questo ovviamente è diverso da ognuno di noi. Potremmo fare anche un esempio più facile da comprendere, più familiare. Potremmo paragonare lo spirito a una sorta di guida dell'amico invisibile. Non so se vi ricordate da piccoli, alcuni di noi, alcuni di voi, probabilmente avevano l'amico invisibile, no? L'amico immaginario. Io me ne sono reso conto di persona con mia figlia, la più grande, e quando era piccola, ovviamente aveva una sua compagna immaginaria che chiamava Iaia, e adesso ogni tanto rievoca questo personaggio con cui lei giocava e parlava. Perciò noi abbiamo delle peculiarità quando siamo piccoli che con il crescere le dimentichiamo. Il nostro totem è sempre presente, non va via, cioè questo spirito che ci accompagna. Dobbiamo pensare che al giorno d'oggi una persona molto spesso è ignara e mantiene proprio un vago ricordo, quasi dimenticato, cioè proprio diventa un eco nella sua testa di questi spiriti o di questi animali totem, perché molto spesso anche i bambini giocano con degli animali immaginari. Bene, ovviamente questi ricordi con il tempo possono essere anche riattivati, senza grandissime difficoltà. Infatti ci sono dei viaggi da fare, dei viaggi guidati che potete volendo fare anche da soli, che vi possono aiutare in qualche modo a riappropriarvi di questi momenti,
dove praticamente si era. Scusate una cosa, volevo vedere se. Buonasera, buonasera, mi sentite tutti bene? Non l'ho chiesto, però se vedo che voi state, mi state salutando, io saluto di nuovo tutti quanti voi. Ovviamente ringrazio ancora Anna Tamburini Torre, ringrazio ancora Enrico Ballantini per avermi dato questa possibilità. E ok, perciò ci siamo. Perciò diciamo che questo viaggio che potete fare da soli vi può aiutare appunto a riappropriarvi di quelle cose magari che sono finite nei meandri del vostro spirito, della vostra anima. Bene, scoprire l'animale totem. Questo ovviamente è un metodo che viene usato da diverse culture. L'animale molto spesso aiuta con grande successo gli individui a riappropriarsi di questo talento che magari si è lasciato andare nel tempo. Bene, lo scopo del viaggio è quello di riscoprire sicuramente la nostra identità dell'animale totem. Questo può rappresentare per voi o anche gruppi di persone creare una sorta di, come dire, di clan, di tribù, di piccola tribù, no? Molto spesso si fanno i viaggi tutti insieme, ognuno ricerca il suo animale di potere, il suo animale totem. Bene. Molto probabilmente riuscirete a conoscere l'animale guida, ovviamente è una rappresentazione questa dell'identità sciamanica della persona, e ovviamente questo trasmette tutto quel mondo interiore vostro e cerca praticamente di aiutarvi a superare quei momenti, come posso dire, quei momenti che di difficoltà nella vita, difficoltà a superare qualche tipo di angoscia, di momento particolare legato alla vita privata, legato al lavoro e via dicendo. Dovete però ricordarvi una cosa. Sapete, molto spesso ho conosciuto tantissime persone negli anni e molto spesso hanno: ah, il mio animale totemico è questo, il mio animale totemico è quest'altro. Posso garantirvi, noi abbiamo a volte delle velleità, come se fossimo noi a scegliere l'animale totemico, però vi posso garantire che non è l'animale totemico, non siete voi a scegliere l'animale totemico, ma è assolutamente l'animale totemico che scegliete voi. Guardate, c'è stato moltissimi anni fa, c'è stato un viaggio che ho fatto durante una cerimonia, e due animali che mi hanno lasciato estremamente perplesso nel mio viaggio, cosa che non mi sarei mai e poi mai aspettato. Beh, uno di questi era il castoro, che non è che un animale che qui da noi non c'è, c'era. Noi abbiamo le nutrie, però sono della famiglia dei castori. E in un momento successivo un topolino di campagna. Perciò vedete che molto spesso avete visto la mia mole, io non sono magrolino, cagionevole, perciò il topolino di campagna, che è un esserino di queste dimensioni, queste cose non sono mai collegate alla dimensione dell'individuo. E infatti pensavo che non fosse. E devo dire che questo animale. Questo topolino mi ha accompagnato per tantissimi anni. Di tanto in tanto si fa rivedere. Ha delle abilità molto particolari. Essendo piccolo, riesce a insinuarsi in luoghi dove è difficile arrivare. Quando vi capiterà di fare un viaggio, a volte ci sono delle chiavi di lettura o dei simboli o degli oggetti che bisogna recuperare durante il vostro viaggio, che magari il vostro animale totemico vi sta. Come posso dire, vi sta portando o vi sta comunicando,
E ovviamente l'abilità dell'animale serve anche per raccogliere qualche tipo di oggetto durante i vostri viaggi. E vi posso garantire che, appunto, in questo parlo nel mio caso, il topolino è servito in diversi ambiti. Bene, questi esercizi ovviamente vanno modificati con il tempo. Esistono metodi diversi per farlo, per utilizzare questo viaggio. Uno degli elementi che solitamente viene utilizzato nella maggior parte dei casi è il tamburo. Qui dietro ne vedete un pezzo, no, sì, no, lo vedete tutto. È un tamburo vecchissimo che mi è stato donato da un altro sciamano. È uno di quegli elementi, uno di quegli strumenti assolutamente indispensabili per questo tipo di pratica. Come vi dicevo, appunto, poi possono essere impiegati nel viaggio sciamanico, nella ricerca dell'animale totemico, diversi elementi. A volte, per esempio, nelle culture indiane si utilizzano i nastri, ma li utilizziamo anche noi qui nella cultura europea. Infatti, non so se vi capiterà di andare in un luogo molto particolare in Inghilterra, che è Glastonbury, c'è un biancospino. Un posto in un'area molto particolare di Glastonbury, dove praticamente vengono lasciati dei nastri come una sorta di voti verso l'albero, proprio ogni volta che si fanno le cerimonie, che si va a trovarlo. Perciò sono degli elementi che fanno parte proprio della pratica sciamanica. Altre possono essere tantissimi, altri strumenti, non so, io adesso sono qui, io. Ne ho diversi. Adesso, scusate, eccomi, mi si era legato il filo. Per esempio, io faccio molto utilizzo di questa. Questa è un'ala di civetta. Vedete? Questo va anche per richiamare. Oppure, quando fate il viaggio, quando fate la cerimonia all'inizio, questo può servire anche con la salvia, per purificare la persona o per purificare le persone che vengono, che assistono e che partecipano al rito, in questo caso. Poi, insomma, ci sono, in particolare, qualcuno l'avrà vista nei miei post, e sono molto legato a questo perché, è una pratica, questo qui, questo è un cranio di cinghiale, ucciso esattamente, era il 2002, 18 anni fa, durante una cerimonia, perciò è stata un'uccisione, sacra dell'animale, perciò, si è chiesto il permesso all'animale, tutti quanti hanno mangiato l'animale. E poi ovviamente, per chi ha effettuato il rito, le viene donato il cranio. Io nelle mie cerimonie, lui è testimone praticamente di ormai tutti i miei riti, in qualunque tempo si facciano. E poi ovviamente ci sono altri strumenti che magari potremo vedere anche nelle prossime puntate. Perciò vedete, non soltanto il dimenticare tutta una serie di circostanze che da fanciulli è una sorta di abilità persa, però ci possiamo aiutare con delle situazioni che possono arricchire il nostro bagaglio, anche legato appunto agli oggetti sacri, che ovviamente dovete consacrare voi. Perciò questo è cose che dovete acquisire con il tempo. Ovviamente queste cose dovete acquisire una grande padronanza, ovviamente come utilizzare gli oggetti, tutta una serie di situazioni. Perciò più fate, e meglio è. Non lasciate al caso. E ogni qualvolta sentite il bisogno, quando
sentite la necessità di trovare conforto, non cercate sempre conforto attraverso le persone, attraverso qualcuno che magari vi dice quello che voi vorreste sentirvi dire. L'animale totemico vi dice le cose come realmente stanno, perciò è un compagno interiore, vi dovete far guidare da lui, dalla sua intelligenza, e vi posso garantire che rimarrete veramente sorpresi di quello che vi possono insegnare gli animali totemici. Non avete idea. E poi una cosa, le risposte alle vostre domande vi giungeranno molto spesso con cose che non riuscite a capire, indovinelli, cose che sono avulse dalla vostra quotidianità. Però dovete risolvere questi indovinelli, perciò potete aiutarvi anche lì nuovamente con la meditazione. Molto spesso le risposte vengono durante l'arco della giornata, mentre state facendo una cosa del quotidiano e pam, arriva la risposta a quel momento che avete vissuto. Bene, queste risposte rappresentano uno dei modi in cui l'animale totem vi può aiutare, perciò rivolgetevi a lui per la vostra autoguarigione o anche più semplicemente per, come vi ripeto, come vi ho detto prima, i momenti difficili. Guardate che con il passare del tempo avrete sempre più animali totem, una sorta di, non voglio dire una sorta di esercito, però dipendentemente dalle loro abilità, loro vi possono dare aiuto. Perciò possono essere due, tre, quattro. Normalmente ce n'è sempre qualcuno di principale, perciò potreste chiedere a lui. E lui di conseguenza può chiamare un altro animale che può aiutarvi per quella determinata circostanza. Perciò potrebbe anche capitarvi magari di avere un anima nel vostro viaggio di trovare un animale totemico che vi fa paura, che non vi piace, che detestate proprio in maniera di no, a me quell'animale non mi piace, ah, come faccio? Non è che dici no, quell'animale non mi piace, no, vai via. No, se arriva quell'animale è perché quell'animale serve a quel momento. Non dovete sfuggire a questa cosa. A me è capitato molto spesso delle persone che erano riluttanti al loro animale totemico, si sono proprio sentite male fisicamente, perché proprio non avevano, cioè chi aveva mal di stomaco, chi aveva mal di testa, cioè non. Io quello che ho sempre suggerito, non consigliato, non mi piace la parola consigliato, ho sempre suggerito di affrontare queste cose, di non lasciarle mai al caso. Bisogna affrontare, se ti arriva quell'animale, perché quell'animale è strumento per risolvere quel problema. Una delle qualità appunto dello sciamano, perdonatemi se ribadisco questa cosa perché l'ho detto, è l'accettazione. Perciò, se dovete incominciare con questo percorso, dovete prima di tutto abilitare o esaltare questa abilità, quella dell'accettazione. Ed è fondamentale. Ovviamente, come vi ripeto, vi capiteranno quelle amichevoli, quelle non amichevoli. Ovviamente potreste essere fortunati che vi capitano magari quelli che vi piacciono, però non vi fate influenzare dalla vostra mente, non fate in modo che, queste cose possano ostacolarvi e possano offuscare i vostri occhi o i vostri sensi. Ok? Otterrete sicuramente dei grandissimi, dei grandissimi, dei grandissimi benefici. Dovete lavorare sui vostri dubbi, sulle vostre paure, sulle vostre capacità interiori e vi posso garantire che gli animali totemici sono di grande supporto. Non so, potete pensare magari che la creatura che vi capita nel viaggio non sia adatta a voi, invece di allontanarvi subito, di avere quella sensazione di distacco, ponetegli delle domande, perché lui è di supporto, lui vi ascolta. Non so, che doni hai da offrirmi? Cioè, cosa mi puoi dire della situazione? Cosa posso fare per migliorarla? Perché sei qui? Mi vuoi aiutare o vuoi farmi conoscere un altro animale? Insomma, dovete imparare
ad amare questa bestia. Non so se alcuni di voi hanno visto un film, ma penso che alcuni di voi l'hanno visto, La bussola d'oro. Vi ricordate che c'era il Daimon, c'era questo animale che accompagnava costantemente sia gli adulti che i bambini. Perciò la storia praticamente si srotola sul fatto che un certo ministero, molto simile a dei gruppi massonici, praticamente voleva recidere l'animale, questo Daimon, dai bambini, cioè come se le volesse togliere una parte di loro per non avere più quella percezione, quella sensibilità che potevano aiutarli durante il loro sviluppo, la loro crescita, per sviluppare le loro abilità. Perciò, se voi non accettate quell'animale, è come se voi voleste recidere qualcosa che è legata alle vostre abilità, alle vostre qualità interiori. Perciò della vostra, lo so che magari il termine bestia, però a volte ognuno di noi è una bestia, molto più bestia degli animali, vi dovete fidare, vi dovete fidare. Vi dovete sempre seguire quello che il vostro cuore vi dice, il vostro istinto, ma vi prego, no, non rifiutatelo, non rifiutatelo assolutamente. Se non volete fargli delle domande, magari... Non so, chiedetegli dammi una visione, oppure c'è qualche simbolo o qualche oggetto che mi può aiutare durante questo mio percorso, questa risoluzione di questo mio problema. E poi dovete essere grandi osservatori durante il viaggio, non dovete lasciare nulla al caso. E poi vi do un suggerimento proprio, per le prime volte prendetevi un taccuino con una penna o una matita, forse è meglio, tenetela vicino a voi. E quando è finito il viaggio, scrivete subito le cose che vi rimangono più vivide, perché con estrema facilità, durante l'arco poi delle ore, della giornata, molti di questi degli elementi che voi vedete svaniscono. E questo può magari non darvi la possibilità di riuscire ad arrivare al nocciolo del problema per trovare poi una soluzione. Perciò anche le sensazioni di disagio, cercate di contenerle. Se vi sentite troppo a disagio, magari interrompete il viaggio, lo riprendete qualche ora dopo, il giorno dopo, cioè datevi dei tempi. Non siate categorici, non siate così rigidi. Dovete assolutamente incarnare questo animale. Perché fondamentalmente vive dentro di voi. Poi potete decidere anche di creare un amuleto, un simbolo, una piuma, un ciuffo di pelliccia, insomma, magari questi oggetti vi possono essere donati anche dall'animale totem. Magari voi fate il viaggio e poi che cosa succede? Andate per la strada, andate in un prato, top! E trovato una piuma di un certo uccello. Magari può essere un corvo, magari può essere una cornacchia, magari può essere di un cigno se andate vicino a un laghetto. Quindi sono tutti segni, ma lì dovete, è la pratica che vi fa sviluppare queste abilità. E poi dovete considerare che lo sciamano, nel suo percorso, ha uno dei suoi elementi principali. È la borsa dello sciamano. La borsa dello sciamano praticamente all'interno ci sono gli oggetti che servono o che arrivano durante il suo percorso da sciamano. Nella mia borsa ci sono oggetti, sassi, conchiglie, pezzi di legno, cose che mi sono state donate, sono cose che ho trovato. Veramente pesa un quintale, però viene sempre con me. Perché? Perché quei simboli possono essere utilizzati come strumenti in un determinato momento, in una determinata condizione e in un determinato, non so, un determinato tempo, qualunque cosa insomma vi possa capitare. Però perciò scoprirete anche senza fare uno sforzo che questi oggetti con il tempo
vedete che verranno a voi, cioè arriveranno anche dal nulla. Queste cose, poi non è detto che queste cose le potreste trovare anche in natura, cioè le potreste trovare anche, magari andate in un mercatino, c'è una persona, ecco io per esempio una volta in un mercatino particolare, un mercatino celtico, però ho trovato una pelle di tasso che qui da noi è rarissima. Sono molto legato a questo animale e poi trattando alla fine con la persona che era in vendita, parlammo, e alla fine mi disse: no, io non voglio nulla da te, dammi 1 euro e prenditi la pelle di tasso. Una pelle di tasso che sarà costata almeno 150 euro, vi dico. E vi posso garantire che nel mondo spirituale, nel percorso sciamanico, attraverso i mondi, viene sempre comunicato che cosa vi deve essere donato, e che cosa non vi serve in quel momento. Perciò dobbiamo assolutamente essere vigili. Questa è la cosa. A cui vi faccio la raccomandazione: dovete essere vigile. Comprendete questa cosa, no? Vediamo adesso, vedo se ci sono delle domande. Ok, buonasera, buonasera Anna, tante, tante, ciao, un bacio fraterno, buona vita, anche a te, non riesco a vedere i vostri nomi, se mi fate la gentilezza, perché sennò devo guardare sul telefono, se scrivete il messaggio sotto, scrivete il vostro nome o all'inizio, così so. Vorrei fare questa domanda: quali sono le caratteristiche spirituali dello sciamanesimo europeo e gli influssi che esercita nelle nostre vite? Ha qualche connessione con lo spiritismo dell'epoca moderna? Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Nel senso che lo sciamanesimo europeo è qualcosa legato all'animismo, alle antiche tribù, alle antiche tradizioni che sono legate al ciclo della natura. Perciò sono molto legate al mondo naturale e non hanno legami. Stretti legami, anzi, diciamo che lo spiritismo di epoca moderna ha preso qualcosa da questa realtà e l'ha in qualche modo traslata e utilizzata a proprio beneficio, insomma. Questo è quanto. Poi, perché lei ha scelto di diventare uno sciamano? Bella domanda. Prima di tutto mi sono reso conto che il seguire qualcosa di dogmatico non faceva per me. Ma questo me ne sono reso conto praticamente da molto giovane, cioè penso di aver avuto già 14-15 anni, una cosa del genere. Ho avuto sempre grande interesse per la storia antica, specialmente di quel periodo storico. C'è un periodo storico che mi piace particolarmente, che è il Neolitico. Credo che sia stato il tempo dove ancora la connessione uomo-natura, uomo-cosmo fosse molto forte, molto, 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 molto forte. Da lì c'è stata una sorta di modernizzazione cerebrale, spirituale dell'individuo che in qualche modo è caduto un po' nel, non so, nel baratro, insomma. E con il tempo vedete come siamo arrivati. Non volevo che i miei figli, nel senso che io non sono, ho fatto dei lavori, ho fatto il formulatore per le aziende cosmetiche, per le aziende farmaceutiche, perciò un qualcosa di completamente lontano. Anni fa mi sono diplomato come fisioterapista, nel senso che mi sono sempre poi dedicato allo sviluppo di cose che fossero legate sempre molto alla natura. C'è stata sempre una ricerca interiore da parte mia.
Non volevo che i miei figli praticamente crescessero in città, non volevo che seguissero quella tipologia di vita. Volevo che si riappropriassero di una certa capacità sensoriale ed emotiva per comprendere la natura, perché la natura non è città, la città è un'artefazione. E l'ho già spiegato più volte. Un mio carissimo amico diceva sempre: noi siamo dei mammiferi che viviamo dentro dei termitai, cioè noi viviamo nelle case, nei palazzi come degli insetti. Il mammifero non può vivere in una situazione del genere. E aveva ragione. Perciò io ho cercato in tutto e per tutto di allontanarmi dalla città, infatti vivo isolato nel bosco, i miei figli sono nati in casa, perciò conosco l'ambiente naturale, a loro è congeniale. E perché credo che la connessione con gli spiriti della natura mi abbia aiutato negli anni ad acquisire una consapevolezza che non avrei, per la mia visione, non avrei potuto acquisire in una città, con i rumori, con questo frastuono continuo, assolutamente no. Una persona dovrebbe provare a stare in città in silenzio, non andare a fare spesa, mettersi in un angolo della strada, stare con gli occhi chiusi e osservare, cioè, e ascoltare tutto quello che c'è intorno. Bastano 20 minuti, ma con gli occhi chiusi. Poi andare in un bosco da solo isolato, la percezione interiore ed esteriore cambia radicalmente. E poi perché ho deciso di perseguire la via druidica più di quasi 30 anni fa, 28 anni fa. Ho fatto diversi percorsi druidici, pochissime settimane fa ne ho finito un altro, perciò sono diventato un druido anziano dell'Obod, che è l'ordine dei bardi ovati e druidi, che è il più antico ordine druidico qui in Europa. Perciò il mio lavoro è continuo, non smette, cioè non, mai. Ogni rituale che si fa, ogni passaggio, ogni giro di ruota, ogni celebrazione che si fa, dalla nascita al funerale, al matrimonio, qualunque sia, ogni viaggio ti porta qualcosa, acquisisci qualcosa. Ecco perché ho fatto questo tipo di scelta. È una scelta fortemente spirituale, assolutamente non legata alla materialità. Lo sciamano è stato equiparato alla stregoneria e ai rituali magici. Questo in era moderna. Lo sciamano aiuta la tribù, è al servizio della tribù per aiutare chi sta male, per risolvere problemi legati a contratti, perché una volta era così, se non ci si metteva d'accordo si andava dallo sciamano decideva, consultava gli spiriti e gli spiriti parlavano per lui, o lui parlava per gli spiriti, era il tramite, e decideva. Il druido è colui che si mette in connessione, è colui che ha la possibilità di relazionarsi con il divino. Ecco perché molto spesso quando si vedono documentari, lo vedete, si utilizzano sempre pelli di animali, ossa di animali, ma perché? Ma perché si chiede aiuto allo spirito dell'animale, si vuole avere sempre a contatto. Ci sono persone che si schifano delle ossa. Per me è uno strumento indispensabile e non ha niente a che fare con l'occultismo. Non fate queste commistioni perché sono assolutamente sbagliate. L'occultismo è quello che molti chiamano esoterismo in maniera volgare e decisamente inappropriata. Non ha niente a che fare con lo sciamanesimo. Hanno preso delle cose, le hanno fagocitate e le hanno modificate e utilizzate al loro. Lo sciamanesimo è antichissimo. L'occultismo è molto più recente dello sciamanesimo. Non fate questi errori, non mi fate. I libri dicono una valanga di castronerie. Evitate proprio di prendere questi esempi. Come si fa a scoprire quale animale sia? L'ho spiegato prima, cominciate a fare dei viaggi, magari se non siete capaci.
capaci, andate in qualche gruppo che li fa, ovviamente lì dovete anche rischiare, se capitate in un gruppo buono o in un gruppo non buono. Purtroppo è questo, cioè, dovete provare, dovete mettervi in gioco. Sono mesi che trovo per la strada piume, cosa vuol dire? Dipende di quale uccello sono, poi dipende anche in quale luogo li trovi. Per esempio, una volta mi è capitato, ero in un bosco, stavo facendo una meditazione da solo, e dal cielo, proprio in una radura, alzo gli occhi e vedo cadere una piuma di poiana di queste dimensioni che ho di sotto, e sono riuscito per fortuna a prenderla al volo. È arrivata praticamente, io ero posizionato con la vista verso nord, mi è arrivata da quella direzione lì, è stato sicuramente un messaggio legato ai miei antenati, mi hanno voluto comunicare qualcosa. Perciò anche la direzione in cui la trovate, se state camminando verso est, ti arriva una piuma, ovviamente è legata al pensiero, all'abilità della vostra mente, all'elemento aria. Ci sono tante cose, non è così facile, voi siete molto meccanici nell'esprimere i vostri pensieri, questo più questo più questo. No, non è così, non è assolutamente così. Cioè, dovete lasciare il vostro istinto libero, non dovete relegarlo, non dovete condizionarlo, non dovete imbrigliarlo. È come se voi voleste mettere in gabbia qualcosa, non funziona così. Dovete proprio abbandonarvi. Anche se doveste annegare, annegate. A me è successo diverse volte di fare dei viaggi e di annegare. È stata la morte di quel momento e la rinascita di un altro. Non dovete avere paura, nel senso che dovete averla, ma dovete affrontarla. Non dovete rinnegarla quando la sentite. Allora, di recente ho sognato una volpe che si avvicinava come per dirmi qualcosa, ma io mi sono spaventata e il sogno è finito. Sarà il mio attuale animale? Prova a fare una meditazione, magari torna. Prova magari prima di addormentarti, di fare una sorta di invocazione allo spirito della volpe, magari torna in un sogno. E magari ti dirà cosa. Non so chi ha scritto, ho seguito anch'io la stessa strada ed hai ragione. Grande piacere. I simboli della natura sono gli esseri di categoria degli spiriti elementari. Gli alberi, ad esempio, quindi un aspetto spirituale che deve essere assolutamente, gli alberi, assolutamente. Gli alberi sono altri spiriti guida che vi possono aiutare e ognuno ha delle sue qualità, delle sue abilità. C'è l'albero che accetta praticamente quasi tutti, c'è l'albero che non vi vuole neanche vedere in cartolina e vuole del tempo prima di farsi avvicinare. Dovete fare molta attenzione. Gli alberi non sono facili, come raccontano molto spesso situazioni. Facciamo il corso di come abbracciare gli alberi. Assolutamente, assolutamente non è così. Gli alberi bisogna assolutamente avvicinarli con grande, grande riservatezza, con grande rispetto, anche quelli che accettano qualunque tipo di persone. Tipo la betulla è uno di quelli, no? La betulla la potete far abbracciare a chiunque. Mentre invece, tipo un castagno, un noce, una quercia, non sono tanto facili da avvicinare. E lo dovete comprendere questo, a vostre spese. A volte, quando fate delle domande, sembra quasi che cerchiate la via facile per non subire. Perché questo? Perché nella vita quotidiana subite tantissimo. Vi adattate, nel senso che molto spesso ingoiate giù i rospi per quieto vivere. E questo non va bene, non va assolutamente bene. Questo è assolutamente sbagliato. Poi,
Da impazzire, non riesco ad abituarmi in città dopo tanti anni. Daniele, e ci credo. Io, nel senso che non è neanche nelle mie future. Se dovessi un giorno andare via da qui, vado in un posto ancora più isolato. Tra me e la prima casa ci dovranno essere almeno 40-50 km, perciò. E penso che questi posso trovarlo soltanto nelle pianure americane, in certe aree geografiche, tipo la Russia, tipo i paesi scandinavi, tipo l'Ovest americano. E, insomma, poi il contatto con la natura, gli stimoli che ne derivano sono miele per l'anima, per la nostra evoluzione, connessione spirituale, parlo personalmente, corretto, condivido quello che hai scritto. Non avrei mai pensato che un animale guida. Poi, durante il mio percorso di studio druidico, si sono fatti trovare loro. Oggi sono compagni della mia vita e sono risposta ai miei bisogni. Molto bene, molto bene. Si misura radioestetico. Certo che gli animali totemici si possono misurare anche a livello radioestetico. Radioestesico, scusatemi. Poi, la notte ho sognato un leone grande e selvaggio che posava la sua testa sul mio grembo. Cosa potrebbe significare, Carmela? Il leone è un animale legato ai re, agli imperi, fa un po' le veci del cervo, e anche come posso dire, l'animale dei mondi, che mette in correlazione i due mondi, il mondo invisibile col mondo visibile. Amo tantissimo il mare, il contatto con l'acqua, il benessere psicologico che siete nella vita precedente sia stato un delfino. Animali totemici possono essere anche pesci, anche cetacei, assolutamente. Possono essere anche insetti. Non c'è una definizione solo per animali tipo mammiferi. Impara ad amare proprio quelle cose che ti hanno insegnato ad avere paura, giusto? Più volte si è presentata una grande pantera, il felino. Felino, anche lì la pantera, questo è come il gatto nero, stessa cosa. Come il giaguaro, il coguaro, no, il giaguaro, scusate, il giaguaro in America Latina. Poi non è stato per scelta, Daniele. Un giorno ti dirò. E io attendo, Daniele. Poi. Dopo 30 anni di montagne, boschi e neve e tutto di più. Tu già sai cosa intendo, Daniele. Daniele, io ho un sogno nel cassetto che spero proprio di realizzare massimo nei prossimi 2 anni e mezzo, ma non ne voglio parlare. Se ci sentiremo, poi ne parleremo assolutamente. Allora, poi adesso ecco, gli animali di potere. Adesso dobbiamo fare un piccolo inciso sugli animali veri e propri, no? Cioè il simbolismo dell'animale, del tipo di animale che ovviamente viene praticamente utilizzato nel continente europeo. Allora, noi dobbiamo pensare una cosa che pochissimi di voi hanno letto e si sono documentati, sono le saghe irlandesi o le saghe anglosassoni. Ce ne sono diverse in particolare, per esempio la storia di Taliesin, che è stato il bardo per eccellenza, che poi è diventato divino, questo bambino divino. Che per sfuggire alla dea Ceridwen, lui si trasforma in diversi animali per sfuggire a lei. E questo vi fa intendere, vi fa comprendere qual è l'abilità dell'animale, indipendentemente dal percorso che si trovava a percorrere per sfuggire a Ceridwen. Ovviamente lui si adattava alla condizione, tant'è che poi alla fine si trasforma in un. Si trasforma in un chicco di grano, che ovviamente Ceridwen si trasforma in gallina, lo mangia, ma questo che cosa succede?
che Taliesin, prima di questa situazione, era diventato sapiente, ma non divino. Ovviamente Ceridwen rimane incinta perché mangia questo chicco e poi cosa succede? Partorisce Taliesin e Taliesin diventa divino. E ovviamente lei non potrà fare nulla, non potrà più ucciderlo perché gli dà questa seconda vita. Vedete quanto ci possono insegnare le saghe irlandesi o anglosassoni, o ci sono anche le saghe bretoni, le saghe galiziane, perciò tutte quelle del nord-ovest del nostro continente. Dovreste leggerle, perché queste vi possono aiutare a comprendere tutta una serie di situazioni. Ecco, per esempio, gli animali nel contesto celtico, che possono magari rispondere un po' più in maniera pronta durante un viaggio sciamanico, possono essere il salmone, Brionfjom, questo è il suo nome in irlandese, questa creatura che compare molto spesso in qualsiasi mondo celtico. È associata in maniera ineludibile alla saggezza e al sapere, perché la leggenda narra questa caratteristica derivi che il salmone che era in una pozza dove c'erano praticamente i noccioli della saggezza, cadono praticamente queste tre nocciole che ovviamente il salmone saltando pensa che siano insetti, ma li prende e il salmone ovviamente si nutre di questi frutti che cadono nell'acqua e praticamente tutta la saggezza diventa onnisciente e il salmone è decisamente un animale molto, molto particolare. Dovremmo considerarlo proprio l'animale celtico per eccellenza. Poi c'è il cervo, ovviamente la testimonianza di questo animale ha numerosissime apparizioni nella mitologia celtica e non soltanto, perché tra l'altro ha un numero di termini usati per descrivere questo animale veramente incredibile. È stato da sempre considerato una creatura magica, una guida per raggiungere l'aldilà. Molto spesso appare come una bellissima donna che poi ovviamente si trasforma in cervo. Insomma, dovete considerare che il cervo è proprio un animale molto particolare, molto spesso legato anche ai re. Esistono, si sono trovate proprio diversi manoscritti, diversi documenti, ci sono prove inconfutabili che è esistito proprio un culto del cervo, il culto di Carnunnos in questo caso, il quale veniva adorato proprio come una divinità. Si può dire che appunto il cervo rappresenti qualità che lo contraddistinguono proprio, per esempio, la velocità. Se incontrate un cervo, vi può dire devi essere veloce nei tuoi intenti o nelle tue azioni. Poi ha un olfatto sviluppatissimo, perciò insomma, tutte le qualità. A me molto spesso è successo che capitava un animale e andavo a documentarmi su quelle che erano le abilità di quell'animale, perché noi non le conosciamo tutte, cioè non siamo un'enciclopedia vivente. E poi con il tempo ovviamente acquisisci tutta una serie di informazioni che ti possono aiutare nella risoluzione più veloce della cosa che devi affrontare. Poi c'è il cavallo, ovviamente nella cultura celtica che erano allevatori di cavalli ha avuto, tant'è che noi abbiamo una città in Italia che si chiama Ivrea, ma non è il suo vero nome, è stato cambiato, infatti gli abitanti di Ivrea si chiamano Eporediesi e questo deriva dalla dea Epona, dalla dea cavalla. Ed è ancora una testimonianza fortissima che nel nostro territorio noi abbiamo questo tipo di realtà sciamanica e legata agli animali totemici. Molte delle toponomastiche che noi abbiamo sul nostro territorio nazionale sono legate appunto agli animali totemici.
Poi c'è lo sparviero, anche lui è legato praticamente al pensiero. Poi c'è l'aquila, ci sono veramente tantissime, uno in particolare è il cinghiale, la scrofa. Ovviamente è un animale legato alla terra, è un animale legato alla dea Ceridwen, quella che vi dicevo prima che inseguì Taliesin, perciò è legato anche all'iniziazione dei poeti, dei veggenti, insomma, c'è tutta una serie di elementi che dovete con il tempo imparare, dovete fare in modo che siano proprio fruibili velocemente nella vostra mente. Poi ovviamente ci saranno delle cose che dovete avvicinare, nel senso, per esempio, la scrofa è legata a un abbinamento legato anche al faggio come albero, perché in una saga, insomma, scrofa mangiava le faggine, perciò i frutti del faggio. Ci sono tutta una serie di connessioni che voi dovete imparare a formulare. Insomma, il cinghiale, come il cervo, è un animale veramente. Ne parla anche Battiato in una canzone, L'era del cinghiale bianco. La leggenda racconta che il giorno che si vedrà tornare il cinghiale bianco, noi avremo una nuova età dell'oro. Non so se avete mai dato attenzione a quanti animali bianchi di diverse razze stanno nascendo. Li chiamiamo albini, però fondamentalmente sono bianchi. C'è il cervo bianco, nei paesi anglosassoni ormai è diventato proprio una. Insomma, altri animali, i tassi albini hanno già trovato. Insomma, ci sono tutta una serie di leggende che possono aiutarvi a capire bene. Il merlo, in questo caso, non il corvo, il merlo. Nelle saghe druidiche, il merlo è legato proprio a determinate divinità. Lui è un messaggero vero e proprio, è il messaggero dell'aldilà. Lui svela i segreti dell'aldilà. Perciò, se lo vedete, magari vi sta comunicando per un vostro antenato. Poi c'è il corvo è la stregua del cinghiale, il messaggero di Artù. Non so se anche la Bibbia sapete che la colomba avrebbe portato il ramoscello d'olivo, così non è stato un corvo a portarlo nella versione originale. Perciò vedete che poi la Chiesa ha deciso di traslare questa identificazione in maniera malvagia. Poi, ciao Renato, il momento più bello che è stato il viaggio dove sono rinata di vero bambina e uscivo dall'utero. Ho visto tutto, è stato bellissimo. Grazie per averti incontrato. Grazie a te. L'abbandono della civiltà per riscoprire se stesso, l'assenza della sua esistenza tra foresta e natura incontaminata. Il territorio asiatico, la connessione ascetica con il divino e con il silenzio dell'anima, pane quotidiano e nutrimento dell'anima. Sì, è un enorme piacere ascoltarla, sono progetti per me nuovi che affascinano e incuriosiscono, poi amo la natura e gli animali. Bellissimo lavoro del merlo. Sì, poi ovviamente il gatto, anche lì nelle saghe francesi, bretoni. Il gatto è fondamentale, non era fondamentale solo per gli egizi. Cioè, guardate, è talmente vasto che questa cosa non si può catalogare in maniera. Io vi posso dare degli elementi, degli strumenti, ma li dovete sviscerare sul campo. Dovete fare in modo di incarnarli, dovete fare in modo di viverli in maniera carnale. Questo è l'unico modo. Questo è l'unico modo per riuscire a fare un salto, un balzo spirituale. Ma per voi, per migliorare la vostra esistenza, per comprendere situazioni che a volte non riuscite a capire, non riuscite a dare una spiegazione, non avete una visione chiara. Gli animali totemici, gli animali di potere o gli alberi, in questo caso poi con il tempo
vi avvicinerete anche alle divinità, agli esseri luminosi. Cioè ci sono tutta una serie, una gamma di realtà e di forze che vi possono aiutare a comprendere meglio qual è il vostro, a me non è mai piaciuta la parola destino, qual è il vostro percorso spirituale. Perché, guardate, una persona non può vivere senza un avvicinamento al suo sentiero spirituale, anche se è cattolico, va in chiesa, questa cosa non si può recidere. Però io parto dal presupposto che il tuo percorso spirituale deve essere adattato alla tua esigenza, al tuo sentire. E la tua capacità di sviluppo interiore. Non puoi prendere qualcosa di preimpostato, di precatalogato, che ti viene praticamente servito già premasticato. Io di questa cosa sarò sempre contrario, assolutamente. È una cosa che non riesco ad accettare, non accetterò oggi e nemmai. Il paganesimo è stato soppresso solo ed esclusivamente perché non era controllabile. Perché il pagano, che è anche un termine inappropriato, la persona che seguiva la via spirituale animista, decideva lui, si metteva in relazione con la natura, con gli animali, con le divinità e riusciva in qualunque circostanza a comprendere, a capire e ad avere l'abilità per cambiare gli eventi. Ok? Mentre noi ripetiamo, o almeno la maggior parte delle persone che seguono la religione cattolica, ripetono a braccetto la stessa cosa, ma non hanno uno sviluppo interiore che possa aiutarli ad avere un grado di percezione tale che possa farli elevare. Io la penso così, ma non voglio entrare in questi argomenti, non voglio entrare in questi argomenti. Poi non mi piace i progetti. Ok. Bellissimo, donnola. Oh, donnola. Ciao, donnola. Quanto tempo? È possibile fare meditazione con l'uso dei rituali sciamani? Sì, perché no? Vi assolutamente. Grazie, maestro, per tutte le porte su questo mondo. Complimenti. Grazie, grazie, grazie. Bene, bene, bene. Insomma, spero di essere anche in questa circostanza. Insomma, poi ovviamente, poi se potete acquistate dei testi, andate a ricercare gli animali totem, il loro significato, l'orso è legato ad Artù, il tasto, il cane, il segugio. Kun, il cane di Cuculain, grande eroe delle saghe celtiche, poi diventato di divinità anche lui, addirittura le anguille, cioè ci sono una serie di cose che dovete assolutamente imparare. Poi dovete considerare anche una cosa, non ci sono soltanto gli animali, ci sono anche le ruote del totemiche che sono legate alle nazioni. Noi in questo momento siamo nella luna del salmone. Fra qualche giorno 11, 12 e 13 passeremo alla luna del lupo e così via. Ci sono le altre di 2 mesi in 2 mesi. Seguono praticamente tutta una certa situazione legata agli animali totemici. Bene, amici, l'elevazione spirituale è un fattore personale. Giocano tante variabili, non è possibile esprimere un giudizio generale. Non entro in merito. Non entro in merito. Io ho una mia opinione sul vissuto. Perciò non mi esprimo e non faccio un confronto del genere via chat, o mi trovo faccia a faccia e posso parlare poi liberamente, ma non in questo contesto.
Io credo sia il lupo, per un incontro avuto prima di partire per l'Italia. Bene, Daniele, sono felice per te. Il lupo è veramente un gran bel animale totemico, di grande supporto nell'esistenza di un'esistenza spirituale di un individuo. Nel simbolismo egizio veniva rappresentato con la figura da cane perché il cane in questo contesto qui era un animale sacro, come c'era quello con il volto da gatto e quello da ippopotamo, insomma. Sono delle evidenze che gli animali, oltre che divinità, erano anche le guide, perciò una stretta assonanza con gli animali totem. Nel senso che quel simbolismo faceva capire che quella divinità poteva essere legata al cane. E il cane, Anubi, aveva delle abilità, perciò l'animale delle porte tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Ecco, fate anche queste ricerche, così dovete sempre cercare di sviscerare voi. Non prendete sempre per oro colato quello che vi dicono i libri. Il libro è scritto da una persona che ha avuto la sua esperienza personale. Voi do non dovete scimmiottare quello che dicono i libri. Prendete quelli, ma poi il lavoro rituale, lo dovete fare voi. Sì, potete provare a fare quello che vedono, ma lo sentite se vi risuona o no, perché quello è un lavoro individuale, non è un lavoro per tutti, non è una cosa standardizzata. Ecco, è anche in quel contesto lì, la preghiera è standardizzata. In questo caso il rituale si adatta dipendentemente dalla condizione del tempo, dalla condizione dello spazio, dalla condizione della persona. Non è monotematico, questo intendo dire. Sono contento per il lupo, Parchi scrive che gli è apparso diverse volte. Bene, amici miei, noi ci ritroviamo il giorno 21 di dicembre, esattamente per la data del solstizio d'inverno, data importantissima. Io ovviamente in quella giornata farò un piccolo filmatino perché io tutti i 21 di dicembre faccio un'abluzione nel torrente di montagna qui vicino a me, dove l'acqua è all'incirca di 4-5 gradi. C'è proprio una lustrazione che viene fatta per questo momento dell'anno. Ci si immerge nell'acqua gelatissima per qualche minuto e così si dà inizio alla fase lucente dell'anno, una sorta di benedizione, di celebrazione di questo momento molto importante del nostro tempo. Bene, io vi auguro ancora una felicissima notte. Grazie per avermi ascoltato, grazie per avermi seguito anche in questa puntata. Vi saluto e ci vediamo il giorno 21 di dicembre alle 21:30. Buonanotte a tutti. Grazie ancora.